Eccoci, tornate in diretta. Allora, siamo già posizionate, ragazze, sul tavolo di lavoro per recuperare quei minuti di ritardo che abbiamo portato. Perdonateci, ogni tanto capita un po' di ritardo. Abbiamo qui Rosalba. Ciao, Rosalba. Ciao ragazze, ciao a tutte. Sentiamo la voce di Rosalba e poi, ovviamente, quando ci saranno i saluti, facciamo girare nuovamente la telecamera, così almeno la vedremo in volto anche oggi. E ragazze, Rosalba oggi ci propone uno step by step di una ricostruzione di mandorla con la tecnica French amuretto, giusto? Esatto. Perfetto. Allora a questo punto possiamo cominciare? Possiamo già cominciare? Sì, Sì, possiamo un attimo. cominciare. Un attimo che metto il cellulare. Allora, Ok, aspetta, eccolo qua. Rosalba, allora 30 secondi te li tolgo perché do una piccola novità che poi farò vedere anche alla fine per chi magari si sarà collegato in ritardo. Metto un attimino Ok. lo schermo solo per me e ti faccio ricollegare tra qualche secondo. Volevo solo far vedere a chi ci sta seguendo la nuova collezione colori. Eccola qua, io spero ragazze che si veda il più ben possibile. Ecco qui. Poi, come vedete, sulle mie dita c'è già il colore verde, Inferno, SPM 47. Vedete, ragazze, la nuova collezione è già disponibile in formato 8 ml, versione smalto semipermanente. Ovviamente potete mettere questi colori anche sulle strutture in gel e acrygel. Sono dei colori pazzeschi per questa stagione. Sono i colori di punta che effettivamente rispecchiano la tendenza moda autunno-inverno corrente. Quindi sono dei colori che facilmente le clienti vi richiederanno per poter fare degli accostamenti al proprio outfit o al proprio make-up, perché poi c'è anche il make-up di tendenza. E ritroviamo queste colorazioni in moltissimi negozi, moltissimi negozi anche di accessori, quindi non parliamo solo di abbigliamento, sono dei colori che vanno di moda attualmente in qualsiasi settore, anche nell'interior design. Quindi mi raccomando, guardateli bene. Sono tre tonalità di magenta, un verde bosco, quindi un verde selvatico, che è il colore di punta moda dell'autunno-inverno 2021. E visto che le case di moda ripropongono lo stile bon ton, non possono mancare due tonalità di rosa pastello. Qui il più chiaro, ragazze, non si vede magari, ha una lievissima perlatura, molto molto sottile, quindi non è glitterato, ha una lievissima perlatura proprio per dare un tocco di luce allo stile proprio bon ton, che ritorna tantissimo in voga. Quindi abbiamo il pastello rosa in tono freddo e un tono più tenue ma leggermente caldo, proprio per creare degli accostamenti. Vi ricordo anche che va tantissimo l'accostamento a contrasto, quindi ritroveremo tantissimi outfit proposti dalle nuove tendenze con questi colori a contrasto. Vi faccio un esempio: un vestito tinta unita verde si sposa benissimo con il contrasto magenta o magenta un po' più scuri. Stessa cosa verde e rosa, che è un abbinamento sempre vincente. Quindi potete sbizzarrirvi davvero. Ve li faccio rivedere un attimino da vicino tutti quanti. Vediamo un po' se si vedono. Spero di sì, ragazze. Trovate tutto o sul nostro sito oppure scrivete a me in email, vi ripeto la mia email, commerciale@venerysrls.it per tutte le informazioni che volete ricevere su questi nuovi colori. Adesso facciamo rientrare Rosalba. Scusami Rosalba, volevo un Non ti attimino fare preoccupare. questa presentazione, anche se velocissima, poi li faremo rivedere alla fine magari questi colori. E a questo punto possiamo cominciare, metto lo schermo solo per te. Ok, allora ragazze, oggi andremo a effettuare una mandorla da salone, quindi molto veloce, con il French amuretto per farvi vedere una cosa diversa. Vado a smontare la mia unghietta insieme a voi. Ok. Io vi faccio vedere dallo smontaggio, così vi
vedete tutti i passaggi che vado a effettuare. Giorgia, io non ti sento più. Sì, sì, ci sono, ti sto facendo lavorare. Okay. Ovviamente se ci saranno delle domande te le leggerò. Ok. Però ci sono, ci sono. Qui smonterai tutta la struttura, Rosalba? Sì, sì, la smonto tutta. Per creare appunto la freccia a muretto. Eh sì. Questa è una tecnica leggermente più complessa di passaggi rispetto a quella che avevamo visto la scorsa volta. In ogni caso, essendo appunto una forma da salone, può essere effettivamente riproducibile in salone, nel centro estetico, giusto? Sì, oppure assolutamente. Non ho capito. Si allungano di molto i tempi rispetto magari a una ricostruzione standard. Allora, per effettuare un French a muretto nel modo corretto, come deve essere fatto, comunque sì, si allungano i tempi. Infatti, quando qualche mia cliente mi richiede questo tipo di lavoro, io comunque avviso di anticiparmi il lavoro che devono fare, se è più particolare, perché comunque io devo prendermi del tempo in più. Perché sì, adesso io vi mostro come si va a fare per farvi vedere l'effetto, per darvi qualche idea, però comunque ragazze, dietro ogni cosa c'è bisogno dei corsi. Il French a muretto, come il French a muretto, ha delle tecniche molto particolari dietro che magari voi ad occhio non andate a vedere, e frequentando un corso magari riuscirete a capire come misurare il letto ungueale e quant'altro. Io adesso lo faccio ad occhio perché ci ho fatto, diciamo, tra virgolette, l'abitudine, so come va fatto e quindi io lo vado a fare ad occhio senza alcun calcolo. Però comunque vedete, io penso che ogni cosa dovete fare un corso. Io un tempo dicevo, ma che vogliono loro questi corsi, non li volevo proprio fare, non lo volevo proprio accettare, però ad oggi comunque mi sono ricreduta, perché dietro ogni cosa, tipo voi fate la mandorla, dite perché la mandorla mi viene così, perché non mi viene bene? Andando a fare un corso e capendo le tecniche, lì capirete perché magari vi viene troppo piatta, non vi viene alta, vi viene bassa. E quindi io adesso ve lo mostro, cercate di capire voi il più possibile, io cercherò di essere il più chiara, se avete domande cercherò di rispondervi, ma per effettuare questo lavoro per me personalmente c'è bisogno di un corso, se volete farlo al top. Grazie Rosalba, questo è importantissimo ciò che hai detto, anche perché ragazze, è vero che in questo caso noi stiamo facendo un tutorial live, ovviamente. Sì, anche ed è anche gratuito, tra virgolette, quindi sono anche fortunate, perché il French a muretto non lo fanno vedere tutto, si girano tutte, se vedete un po' su YouTube non lo fanno vedere tanto. È vero, ed è proprio per la motivazione che hai detto, perché ragazzi c'è da capire questo, il fatto di sapere anche esattamente quali passaggi bisogna realizzare. Comunque resta una lacuna se non c'è il corso proprio fatto apposta. Assolutamente sì. Proprio perché il corso serve non tanto a capire i passaggi, quanto a riconoscere gli errori che noi facciamo e quindi a correggerli. Sì. Di conseguenza, solo una master che vi vede lavorare è in grado di farvi riconoscere o insegnarvi a riconoscere anche in autonomia gli errori da evitare e quelli che invece magari sono stati fatti, e quindi per far sì che non accadano più. Perché come diceva Rosalba, spesso noi ci cimentiamo in delle tecniche che magari non conosciamo bene a livello di formazione e vediamo che comunque sono scorrette, quindi non imperfette, proprio scorrette, e è difficilissimo da sole capire perché sono scorrette, quindi dove andare a correggere. Lì solo la master vi può aiutare, quindi grazie Rosalba che hai ancora una volta appuntato l'importanza di un corso di formazione per ogni metodo, soprattutto questi avanzati di ricostruzione. Grazie. Sì, perché questi sono dei metodi avanzati. Ad esempio io per fare il French a muretto in ricostruzione a tutte e 10 le dita ci metto più o meno 3 ore, 3 ore e mezza.
È giusto, perché deve avere dei parametri geometrici perfetti. Assolutamente. Quindi mi raccomando, ragazzi, ovviamente chi ha fatto il corso, che magari ancora non ha, non ha proposto questo tipo di ricostruzione alle proprie clienti, ricordate appunto di farvelo anticipare se vogliono un metodo del genere sulle proprie unghie, perché voi dovrete avere tutto il tempo di organizzarvi nella maniera più comoda possibile per fare un lavoro effettivamente corretto. Ma assolutamente. È un lavoro che richiede tanto tanto tempo, c'è tanta precisione, basta che sbagli il letto ungueale ad un'unghia, diciamo, è come se si fosse rovinato il lavoro, tra virgolette. Io non vado a fare una Dre molto pesante perché le unghie che avevo le ho fatte circa una settimana fa, quindi non voglio andare a stressare l'unghia e la pelle. Ok, vado a spruzzare il mio cleaner. Ok, mi va bene così l'unghia. Ok. Ho messo i preparatori e adesso vado a mettere una base. Ok. Eccomi, scusatemi un attimo. Allora, vado a togliere un po' di polvere. Ok, vado a mettere una base qualsiasi. E vado a catalizzare 60 secondi. Mentre catalizzi, Rosalba, ricordo le basi che abbiamo disponibili. Allora, ragazzi, se preferite una base in gel in flacone, quindi già con il pennellino integrato, pronto per l'utilizzo, vi consiglio la base gel liquida universale in formato 15 ml. Se invece avete più piacere a utilizzare una base in vasetto, abbiamo la nostra base gel. Vi do un appunto sulla base gel per chi ancora non la conoscesse. La base gel in vasetto è in grado di toccare le cuticole addirittura, perché ha una tecnologia particolare di polimerizzazione secondo la quale, quando poi voi andrete in lampada, polimerizzerà solo la parte che sarà a contatto con la lamina, mentre se vi siete attaccati sulla zona delle cuticole o avete appunto contatto con la pelle in generale, non vi preoccupate, perché poi andrà via tutto quanto quando sgrasserete la struttura prima di rimare il gel. Questo perché questa particolare tecnologia della base gel in vasetto? Perché soprattutto alle meno esperte permette di assicurarsi al 100% di rendere adesione su tutta la lamina dell'unghia senza lasciare zone. Quindi è anche molto facile da utilizzare e soprattutto velocissima. Il bello anche di questa base è che ne va così poca che il vasetto è praticamente infinito, perché davvero, ragazze, va solo a pennello inumidito. Vi parlo della base gel in vasetto. Se invece magari stiamo lavorando su unghie grasse o comunque più problematiche a livello di tenuta, vi consiglio la base gel liquida universale, quindi quella in flacone, semplicemente perché ha degli agenti adesivi molto forti e quindi vi aiuta tantissimo su unghie grasse oppure su lunghezze estreme. Ad esempio, se volete poi provare a riprodurre questa mandorla con la tecnica muretto, in quel caso, se c'è una lunghezza abbastanza importante, vi consiglierei di utilizzare quella. Ovviamente ogni base può essere utilizzata anche al di sotto di un gel monofasico per rinforzare ancora di più la proprietà adesiva della struttura. Wow! Che innovazione! Eh sì, considerate, perché Rosalba poi non conosce bene tutti i nostri prodotti, perché ci ha conosciuti pochi mesi fa. E
Considerate, ragazze, che ogni prodotto è studiato non solo per il risultato finale sulla cliente, ma soprattutto per la comodità dell'onicotecnica mentre lavora. Quindi questo è importantissimo. Di conseguenza, ogni prodotto ha ovviamente la sua funzione che è standard, però ci sono sempre quelle chicche da sapere, ecco. Eh sì, assolutamente. Ok, sono andata già a inserire la mia cartina. Vado a effettuare i miei taglietti laterali, così che aderisce meglio. Ok, così sono abbastanza soddisfatta. Poi che vado a fare? Vado a prendere il clear. Ok. Rosalba, spendo due parole anche su questo gel. Sì, Giorgia, perdonami questo. Un attimo, sì. Dimmi solo dopo quanto tempo va pinzato questo. Allora, questo qui dipende tanto dalla potenza della lampada. In genere le LED considera dopo 6-7 secondi. Ascolta, questo qui è un gel abbastanza elastico, di conseguenza necessita di una pinzatura molto lieve, perché altrimenti si potrebbe aprire un po'. La particolarità di questo gel, ragazze, è che è a basso calore, quindi un no hot, infatti si chiama così. Ci sono tre colorazioni disponibili. Lei sta usando il trasparente, che è molto molto cristallino. Sì, ho tutte e tre colorazioni. Esatto. Poi abbiamo lì il bianco e il rosa. Perfetto. Questi li fai vedere tutti e tre oggi? Penso che solo il white non faccio vedere. Il white. Ok, va benissimo. Allora oggi vedremo anche il white oltre al trasparente. Sono dei cover questi due, ovviamente non il trasparente, ma il white e il pink sono cover. Una parolina per il white, non è un bianco gesso, ma è un bianco naturale. Lattiginoso, però è bellissimo. Lattiginoso. È molto molto omogeneo, quindi non va sul trasparente. Ora lo vedremo poi, tra l'altro, utilizzato da Rosalba. Mentre il rosa, ragazze, è un cover, quindi abbiamo un ottimo grado di coprenza, ma ha una colorazione molto molto chiara, nel senso che non è di quei cover scuri che vanno sul beige, quindi sta benissimo su ogni incarnato di ogni stagione. Poi magari ti chiederò di aprire il vasetto giusto per far vedere la colorazione. Sì, ma io vado a usare il pink, non il white oggi. Ah, ok. Dopo apro il white per far vedere la colorazione, perché perfetto, è bellissima. Allora è il contrario. Ok. E infatti, grazie, non so se avete visto, se avete visto quell'effetto che avevo prima sull'unghia. Se vi può interessare, magari lo faccio la prossima volta col white, perché è molto di tendenza adesso. Assolutamente sì, le cose di tendenza interessano sempre, perché poi comunque bisogna sempre essere a passo con i tempi e con la moda, proprio per non essere mai preparata alla richiesta del cliente. Ok, vado in lampada, mi sono controllata bene tutti i lati, bisogna fare molta attenzione con il French amuletto. E soprattutto quel posizionamento della cartina, tra l'altro, giusto? Che è essenziale. Sì. Ricordo anche la viscosità, anche se un pochino si è visto, ragazzi, questo è un semilivellante di medio-alta viscosità. Tutte sì, è bellissimo. Cioè, infatti sono stata un po' di tempo ad aggiustare i lati, e comunque non si è smosso, però è facilmente modulabile, perché i gel, magari quelli troppo troppo duri, non vanno bene per i lavori da salone. Perché essendo che bisogna lavorarli molto attentamente, vi può creare dei solchi. Invece questo è la giusta densità per modellarlo magari un po' più lentamente e non vi lascia solchi. Ok. Cosa vado a fare adesso? Vado a prendere
il costruttore Pink. Vado a pulire il mio pennello. Ecco, già vediamo il rosa che è molto pigmentato, ma è chiaro. Bellissimo. Sì, questa è una colorazione cipria, quella che io preferisco, perché di solito sta bene quasi a tutte. Allora, io il muretto lo vado a fare in due passaggi, col gel, invece con l'acril gel lo vado a fare in un passaggio solo. Allora, vado a prendere la misura del muretto, cioè fino a dove io voglio allungare il mio letto ungueale. Voi poi in queste cose dovete andare molto lentamente, per questo vi ho detto fatevelo dire prima dalle clienti, perché se andate a fare questo lavoro di fretta non vi verrà mai bene, perché sono lavori che tu devi stare attenta a qualsiasi cosa. Vedete ragazze come si miscela bene a livello ottico al colore naturale dell'unghia. Sì, infatti questo stavo notando. Vado a prenderlo sempre dal lato così da non creare le bolle. Poi c'è da dire che molti cover, quando sono troppo scuri o troppo spenti, bisogna anche tonalizzarli poi con un colore al di sopra, diciamo, per illuminare. Sì, e non va bene, non va bene con il French a muretto, perché è una struttura che va limata e quindi io non posso andare a colorarmi sul letto ungueale. Si può fare magari con il French in superficie, per questo gel è molto adatto, perché è molto coprente. E la colorazione è veramente bella. Cioè, questa è la colorazione mia preferita. Questo è molto richiesto anche perché spesso lo chiedono così, monocolore, cioè direttamente con il sigillante sopra, perché poi le clienti chiamano il sì. Nude. È perfetto anche proprio per andare a fare direttamente la struttura e poi la sigillatura. Quindi questo mi potrebbe fare. Infatti io lo faccio spesso. Lo faccio spesso. Vado a catalizzare tipo 30 secondi perché lo strato era molto sottile. Poi dopo faccio fare tutta la polimerizzazione. Ok. Vado a prendere un po' di prodotto in più. E vado a scaricare la mia perla di prodotto al centro. Poi piano piano mi avvicino alle cuticole. E vado piano 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 ok, io adesso inizio ad andare in lampada. Poi se non sono soddisfatta della bombatura del mio muretto, vado a fare un nuovo strato, vado a farne ancora un altro, perché devo essere soddisfatta al 100%. Nel frattempo che polimerizzi in lampada, ricordo i tempi di polimerizzazione per questi gel. Dunque ragazze, per il trasparente e il rosa bastano in lampada LED 60 secondi, mentre in UV 120, quindi standard. Per il bianco invece, nonostante appunto polimerizzi anche bene in 60 secondi, nei mesi invernali io vi consiglierei 90 secondi a LED e
180 secondi in UV, perché il pigmento bianco è il più difficile da polimerizzare, sì, proprio a livello di dimensioni. Quindi se volete essere sicure, magari non siete sicure di aver fatto una struttura molto sottile, per sicurezza andate con 90 secondi a LED per il bianco e 120 in UV. Infatti io ho anche il cover, questo qua di solito camouflage, lo faccio asciugare un po' di più per essere più sicura. C'è ovviamente un motivo, perderci un po' di tempo in più. Esatto, è importante ragazze perché magari non ci si fa caso, però quando abbiamo, non i colori, quindi parliamo di gel strutturali, quando abbiamo dei gel strutturali molto coprenti, considerate sempre che a livello di dimensione il pigmento è più grande in genere rispetto al fotoiniziatore, cioè quella particella, quella componente che poi attiva il processo di polimerizzazione. Quindi cosa capita? Che se io faccio uno strato di gel troppo spesso, può capitare che il pigmento è al di sopra del fotoiniziatore, di conseguenza è come se gli facesse ombra con la luce e la luce appunto non può raggiungere bene il fotoiniziatore, quindi non attiva bene nel profondo la polimerizzazione. Ora, magari sembra un po' complesso, detto così, ho cercato di spiegarlo in una maniera un po' più semplice. Considerate sempre comunque che più il gel colorato strutturale ha volume e più secondi di lampada serviranno proprio per permettere alla luce di attraversare bene anche il pigmento e arrivare fino allo strato più profondo del gel. Qui abbiamo molta Ok. polimerizzazione, visto che ci sono molti passaggi, ragazze. Eh sì. Ok. Vado a prendere il cleaner e sgrasso bene bene il mio muretto. Che vado a fare? Adesso andiamo a limare tutta la parte rosa. Questo passaggio è molto delicato, quindi fate molta attenzione. Spolverate, guardatevi bene i lati perché deve venire preciso. Allora, io vorrei mettere un po' il telefonino più alto. Si vede bene? Sì, Rosalba, si vede benissimo, perfetto. Vedete ragazze, Rosalba tiene la lima in maniera perpendicolare quando lima il contorno del muretto, quindi la smile Sì, line. non dovete metterla così, perché così andrete a rompere un po' così, dovete metterla un po' più alta, non così, perché così andrete, diciamo, tra virgolette, a tagliare il lavoro sotto.
c'è chi il muretto lo lima già dall'inizio e c'è chi lo lima dopo. Io inizio a limarlo già dall'inizio, così dopo, quando vado a mettere altro prodotto, non mi risulta troppo grossa, così non è tanto difficile da limare. Questi poi sono trucchetti. Guardatevi sempre bene il lato, come sta avvenendo. Allora, se necessario, andiamo a prendere anche un po' la presa. Andiamo a prendere questa. Vedete ragazzi, questo è un lavoro proprio di precisione. Sì, non è facile, ma neanche difficile come sembra. Inizio a guardarlo un po' frontalmente. Ok, a me il muretto piace stretto, quindi vado a limarlo un altro po', perché già così andrebbe bene. A me piace leggermente più stretto. Comunque vorrei dire qualcosa su questo gel. Allora, di solito i camouflage, questi cover rosati per fare French amuretto, sono molto rigidi da limare. Invece questo, devo dire, è burroso. Cioè, non mi sono affaticata tanto rispettivamente magari ad altri cover. Questa è veramente una nota a favore, perché questo vi farà stancare molto meno quando andate a limare, perché voi dovete mettere in conto tutto, tipo sì, il gel ad alta densità non si smuove, però comunque la maggior parte sono difficili da limare, voi vi andate a stancare molto di più. Ok, vado a sgrassare così vedo bene. Se mi sono persa qualcosa, un pochino l'angolino di qua. Ok, arrivata a questo punto sono soddisfatta. Che vado a fare? Come vado a decorare la mia unghia? Allora,
vado a fare questa sfumatura. Vado a prendere questo colore magenta, che è veramente bellissimo. Io sono innamorata di questi colori. Vado a miscelarlo leggermente. Che vado a fare? Vado a colorare tutto il mio muretto. Non mi interessa se andrò a sporcare sopra tanto. Va limato. Assicuratevi di colorare bene lo scalino del muretto. Ok, vado. In lampada. Questi in quanto asciugano, Giorgia? Allora ragazze, i gel color tempi standard, quindi 60 secondi LED, 120 UV. Una Ok. parolina sulla consistenza, sulla texture dei gel color. Ragazze, ovviamente sono fluidi, però non colano e soprattutto sono anche leggermente autolivellanti, di conseguenza non faranno striature e vi daranno la possibilità anche di lavorare su dislivelli, come in questo caso che stiamo lavorando su una struttura che è dissestata, non liscia, e in quel Sì. caso Ok, si adattano benissimo. vado a fare Oltre ovviamente una. all'altissima pigmentazione, come potete Sì. È vedere in video. veramente molto alta la pigmentazione. Ok. Da colorare bene, 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 bene. Quando sono soddisfatta, vado in lampada. Ok. Ok, poi vado a prendere questo. Il gel paint rosa baby. Vado a creare questa sorta di sfumatura che poi non mi serve sfumarlo e adesso vi farò vedere il perché. E vado a catalizzare la lampada. Ok, arrivati a questo punto, vedete? Si vede bene? Si vede benissimo. Ok, vado a prendere un po' di top, lo vado a mettere qui. Faccio asciugare giusto un paio di secondi perché mi serve appiccicoso. Ok, cosa vado a fare?
vado a prendere di glitter qualsiasi e li vado a mettere in questa zona qui. Questo è il bello del French Amuletto, che potete mettere ad incastro, glitter, che potete trovare ovunque. Vado a catalizzare. Ci si può sbizzarrire con il muretto, ragazzi. Sì, con il muretto si può incastrare tutto dentro. Fiori secchi sono anche molto belli. Swarovski si può incastrare di tutto. A me piace tantissimo. E questo è l'effetto del French amuletto che a me piace, perché comunque se dovessi farlo a monocolore, conviene sempre fare, tra virgolette, una ricostruzione standard, diciamo. Sì. Anche perché poi andrebbe a coprire tutto il lavoro. Invece qui, ragazzi, potreste anche scegliere di lavorare in trasparenza. Potreste anche mettere semplicemente delle decorazioni incastonate all'interno poi della luna. Sì. Allora, serve qualcosa di più appiccicoso, perché andando a spolverare si è tolto un po'. Allora, mi conviene fare così direttamente. Questi entrano da parte. Ok, qui vado a riprendere il mio clear. Ok, va bene così. Vado a prendere il mio clear. E vado a inglobare tutto. Allora vado a prendere una perla di prodotto.
Ok, dopo aver inglobato tutto, vado a catalizzare il lampada. E diciamo, tra virgolette, è finito il vostro frecciamuretto. Vado a pinzare anche questa parte. Ok. Ok, una volta catalizzato, vado a sgrassare il tutto. Ok, vado a rimuovere la mia cartina. Adesso la struttura è solo da limare. Vado ad aiutarmi per velocizzare i tempi con un po' di fresa. Allora, vado un po' intorno al giro cuticolo perché non voglio tanto stressarlo, perché sono le ho fatte, cioè avendole fatte una settimana fa, diciamo che ho la zona un po' più sensibile. Iniziamo con la nostra limatura. Ragazzi, io in questi momenti non parlo proprio perché sono super
concentrata sulla struttura. Anche perché la limatura deve essere effettivamente precisissima, perché magari rischiamo proprio di mangiarci, tra virgolette, il lavoro che abbiamo fatto prima. Eh sì. A guardarmela un po' così per capire io come sto limando. La mandorla, ragazze, è una forma davvero elegante. Vedete come rende affusolata tutta la mano poi in realtà. È vero che è una Sì. lunghezza comunque importante rispetto magari a un'unghia standard, ma c'è da dire che riesce effettivamente a creare un effetto ottico per cui con il fatto che il letto ungueale è più lungo rispetto al naturale, va a riproporzionarsi alla lunghezza che poi abbiamo dato all'intera unghia ricostruita. E quindi l'effetto sarà comunque molto molto leggero alla vista e non eccessivo. Poi ovviamente con il lucido lo vedremo meglio. Ok, arrivato a questo punto, sono soddisfatta della mia struttura. E vado a lucidarla. Spolveriamo bene bene. Poi come si stende il lucido esce fuori appunto tutta questa luminosità Sì. e wow! Vedete ragazze, l'effetto sfumatura poi un pochino camuffato dagli strass, dai foil, non vedo bene cosa hai usato. Paillette? Sì, sono di glitter e paillette insieme. Ok, quindi diciamo che abbiamo anche delle dimensioni anche diverse. E vedete che effetto che crea, una sfumatura veramente molto tenue, che poi all'inizio, quando abbiamo steso i due colori sull'allungamento,
sembrava appunto molto molto piena di colore, e in realtà l'effetto è davvero elegante, è davvero delicato. Sì, perché il French amuretto soprattutto bisogna vedere alla fine il risultato. Esatto, molto molto bello. Vado a fare anche un ulteriore decorino, così per riempire bene bene. Stiamo aspettando giustamente la completa polimerizzazione del sigillante. Quale sigillante hai usato, Rosalba? Il Top Gel, il Glossy Elastic. Perfetto. Ok, vado a prendere il mio gel paint bianco, che già mi sono messa un po'. Vado a fare la decorazione. Il pennello l'ho un po' rovinato. C'è da dire che l'accostamento bianco e rosa fa sempre la sua figura. Eh sì. Ok, arrivato a questo punto, vado a mettere sopra. Dov'è?
di glitter. C'è l'impossibile qua sopra. Ma giusto leggermente. E poi vado a mettere un po' di polvere acrilica. Preferisco buttarla perché va a finire che vanno i glitter nell'acrilico. E vado a catalizzare la lampada. Ok, spolvero la mia struttura. Vado a mettere un po' d'olio intorno al mio giro cuticole. E questa è la struttura terminata. Beh, che dire, molto molto bella. Un attimo che ve lo faccio vedere. Grazie, non so Rosanna. Se vedete. Sì, così almeno la vediamo bene in tutti i punti. Eccola qua. Questo è un bel lavoro, ragazze, da proporre alle clienti, quindi mi raccomando, se vi piace lavorare tanto sulle strutture e vi piace sempre dare nuove proposte alle vostre clienti, mi raccomando, formazione, perché qui è necessaria. Ovviamente quando andate ad effettuare un lavoro del genere, ragazze, per consiglio, non svalutatevi, questo lavoro ha un prezzo aggiunto. Questo è il mio pensiero, assolutamente non è Assolutamente sì. il prezzo di una ricostruzione semplice, monocolore, perché andate a utilizzare praticamente tre prodotti. Base, gel clear e gel camouflage, il cover. Quindi sono tre prodotti che voi andate ad utilizzare. Poi andate a limare, ci sono delle tecniche, comunque il lavoro va pagato. Quindi se dovete andare a fare un lavoro del genere, comunque mettendo decori, decorandola nuovamente poi ancora sopra, ragazzi, vi dovete far pagare, perché questi sono lavori che vanno pagati. Perché guardate, io per fare un'unghia ci ho messo un'ora, non è che ci metto un'ora per fare un'unghia, ho fatto i passaggi lentamente, però comunque ragazzi, pensate tutte 10 unghie, comunque andate a fare un bel lavoro. Poi Non c'è so anche se da si vedono dire, bene le si vede paillette molto bene, all'interno. Rosalba, ma si vede poi già dal risultato finale la complessità poi del lavoro, che necessariamente poi avrà una formazione dietro, quindi giustamente c'è un investimento anche da parte della professionista nel volersi aggiornare Assolutamente. e professionale. E quindi giustamente, essendo poi un lavoro che non va riprodotto nei tempi standard da salone, inoltre c'è anche più dispendio di prodotto perché la quantità di gel sarà necessariamente maggiore. Per tutti i Sì. passaggi. Quindi non è solo una questione di tempistica, non è solo una questione di prodotto, ma è anche una questione di competenza, perché poi c'è da dire che la competenza di una professionista la differenzia dalle altre. E quindi giustamente chi è più competente non deve svalutare il proprio lavoro e la propria competenza. Quindi Assolutamente no. è correttissimo il consiglio che ci ha dato Rosalba. Allora, Rosalba, struttura bellissima, te lo ripeto, non ho domande, ti faccio girare la fotocamera per i saluti a questo Ok, punto. Nel frattempo che un la attimo. giri, fai pure. Nel frattempo, ragazzi, io vi
voglio rimostrare per chi non si fosse collegato subito prima, perché l'ho fatto vedere proprio all'inizio, la nostra nuova collezione colori, autunno-inverno. Eccoli qui, sono due toni di viola scuro molto intensi, un magenta, eccolo, abbiamo un verde bosco, colore di punta nell'abbigliamento soprattutto, e per un perfetto stile bon ton che ritorna di grandissima tendenza, due toni di pastello. Vi ricordo che il 52, SPM 52, il Bramble Flower, ha una leggera iridescenza, una leggera perlatura per dare un po' di luce. Qui magari non si vede bene, cerco di avvicinarvelo il più possibile. Ovviamente, ragazzi, io vi sto facendo vedere le tip stese, quindi fisicamente, quel colore fisico. Ricordate sempre che in base al dispositivo su cui lo state visionando, qualche tonalità può cambiare, può essere più chiaro, più scuro, più vivace o più acceso. Quindi dipende anche dal vostro telefonino, come raccoglie i colori, piuttosto che dal vostro PC se siete al computer. Però eccoli qua. Già disponibili, vi ricordo il formato 8 ml in smalto semipermanente, ovviamente applicabili anche sulle strutture in gel. Nel frattempo Rosalba è tornata. Vediamo. Eccola. Ciao Rosalba. Ciao a tutte ragazze. Oggi tutta ciao. Total black, elegantissima. Sì, sempre. Bene, bene. Allora, mi è piaciuta? Allora, non ho domande, e però appunto le reazioni mi piace. Ovviamente è piaciuta, te lo dico io, guarda, perché è una struttura veramente interessante. Capisco che non tutti i saloni amano magari fare questo tipo di lavoro più complesso, perché poi dipende anche dalla richiesta del cliente, però è sempre bene, ragazze, avere a mente come si realizzano i metodi complessi di ricostruzione, perché poi in realtà questi corsi avanzati non è che servono tanto per, ok, dare nuove proposte ai clienti e saperle realizzare soprattutto nella maniera corretta, ma anche per perfezionare i metodi basilari, cioè se io vado a formarmi esclusivamente su un metodo di ricostruzione basilare, potrebbe comunque risultare imperfetto in qualche modo. Se io invece aumento un pochino la difficoltà e quindi imparo a realizzare dei lavori con dei passaggi più complessi, più difficili, con più studio dietro, il risultato sarà sicuramente che il metodo basilare, standard, mi verrà in meno tempo e perfetto. Quindi sono utili comunque a tutti i tipi di onicotecniche, perché poi ci sono le onicotecniche che magari vanno più sulla nail art piuttosto che sulla struttura, quindi ci sono anche dei gusti personali da rispettare. Però ricordate, ragazze, che per fare una ricostruzione base perfetta c'è bisogno di avere bene in mente dei metodi avanzati, perché in questo modo vi riuscirà molto più facile fare la ricostruzione basilare. E uno di modi parla appunto perfetta, proprio perché siete abituati a lavorare anche con più difficoltà. Quindi considerate sempre la formazione anche avanzata, anche se magari nel vostro centro non c'è quel tipo di richiesta, o meglio, voi non avete intenzione di fare quel tipo di proposta. Quindi è sempre importante avere un metodo complesso, bene studiato. Ok, Rosalba, io ti ringrazio, bravissima come sempre. E grazie a te, grazie. Ci mettiamo per la prossima data. E vediamo anche bene il metodo, se fare nell'art piuttosto che un'altra struttura, a tua scelta ovviamente, tu hai carta bianca. Per il resto, ragazze, grazie di averci seguito. Vi ricordo, per chi me lo sta chiedendo, la diretta, ragazze, rimane salvata sulla pagina, poi ovviamente scorrendo i post può essere un pochino scomodo ritrovarle. Non vi preoccupate, perché da domani sarà su YouTube. Su YouTube abbiamo il nostro canale con tutte le dirette numerate e definite per argomento, così le potete trovare più facilmente, potete bloccare quando volete, potete mandare indietro, avanti, come volete, e lì restano su YouTube, quindi forse è la soluzione più comoda per rivederle, sì, oppure per vederle la prima volta per chi magari oggi non ha potuto venirci. Grazie a tutte ragazze della vostra attenzione, spero che questa grazie, diretta ragazze. Sia piaciuta. Grazie di nuovo Rosalba, ci vediamo prossimamente. Ciao.